Nell'ultima Summer Cup hanno rappresentato i due opposti. Una ha alzato la coppa, l'altra ha chiuso ultima. Ma oggi è un'altra storia. Oggi è Off Samuel contro Jay Pata, ma anche Elfiche contro Bertocchi. Cartoline di un'asta che ha regalato nuove ambizioni e quella voglia di urlare, che per il titolo ci sono anche Milan e Verona. Che vuole girarsi dentro l'area ancora Bertocchi! Si è girato Bertocchi! E l'ha messa alle spalle di Di Mauro! Il Verona c'è! Il Verona fa sul serio! Il Verona fa 1-0! Jay Pata! Jay Pata! Fiche corto, Samuel sponda, Fiche! Schema perfettamente riuscito! Doppietta! 2-2! Fiche a scambiare con Savage, Fiche subito sinistro, secondo palo, 3-3! 3-3! Ha segnato Talox! Il Milan non muore mai! Tre volte sotto, tre volte a rimontare! Ma che partita incredibile! Parte Fiche! La decide lui! La decide Fiche! Ha vinto il Milan che completa la rimonta! Tre volte sotto, tre volte a pareggiarla e poi a stravincerla ai rigori! È stata la partita delle emozioni in campo, con un Verona che ha tre volte avanti, un Milan che ha saputo rialzarsi con i nuovi volti, con i fenomeni e gli uomini che non ci aspettavamo, come Talox che fa 3-3, porta ai rigori un Milan che poi riesce a vincerla. Io sto col tè caldo perché siamo a novembre. Perché sembri uno di quei sevi che dicono tipo andiamo per... No, io veramente mi serve perché non c'ho più il fisico. Quindi okay. Adesso c'è Inter-Juve alle nostre spalle, si e stanno scaldando. E bisogna fare la telecronaca, certo. Sì, quindi devo stare in forma. Io personalmente mi aspettavo un Verona un pochino più avanti, no? Rispetto al Milan. Ed è stato un Verona che ha pagato, secondo me, soprattutto nella gestione del vantaggio, una poca conoscenza, secondo me, tra i nuovi giocatori. Ho capito il tipo di calcio che volevano fare, perché Bertocchi si è sacrificato nel finale, soprattutto dietro, però di base doveva essere il riferimento offensivo di questa squadra, con Pata che invece ha fatto, l'ho sottolineato anche in telecronaca, praticamente il tuttocampista. Si abbassava, giocava con i compagni, impostando da dietro, muovendosi centralmente, e questa è una cosa che il Milan ha un po' sofferto nel tenere il pallino del centrocampo. Ha saputo reagire con la voglia, con la personalità, perché si è riaggrappata tre volte al risultato, e questa è una cosa che secondo me ci può anche dire qualcosa del lato psicologico di queste due squadre, perché poi nell'arco della stagione fa la differenza anche questo aspetto qui. Io ho sentito tra l'altro le due squadre, adesso magari manderemo tra un po' le interviste. Ti posso dire che il Verona si è aggrappata molto al fatto che mancasse Michele Danese, che sicuramente è importante a livello difensivo e va sottolineato, bravo. Al Milan mancava Ragnar, però Di Mauro insomma non è andato male in porta. Occhio che succede. Non vorrei disturbarvi, ma avrei una richiesta. Possiamo rimandare la partita? Hai appena perso la punta. Ah, si è infortunato nel riscaldamento. Ci sono due cambi, non ti preoccupare. Uno basta e avanza per tutta la partita. Il calcio è strano, Beppe. Ma questo è il post partita di Ronaldo. Vai di là. Vai. Qua Isaac. Ci sono dei colori sbagliati dietro di noi. Ad ogni modo, per ritornare al discorso, quindi mancava Michele Danese da una parte, che sicuramente è importante a livello difensivo, fa parte della colonna, dello scheletro della squadra, o della colonna vertebrale, perché hanno loro quella disposizione con Michele Danese, Nidal e poi avanti Bertocchi, Jay Pata. Ti dico che anche nei primi 10 minuti, ma forse questo l'ho visto da fuori io, quindi mi saprai dare tu un'informazione migliore, per 10 minuti l'ho visto quasi fuori dal gioco del Verona, anche perché loro giocavano con pochissimi tocchi e avevano subito Bertocchi che tirava calciando velocemente. Ed è per questo che poi ha cominciato a venirsi a prendere i palloni, certo. Perché nei primi 10 minuti cercava di fare un po' il gioco che è stato abituato a fare lo scorso anno alla Lazio. Ovviamente la punizione del 2-1 lo aiuta, perché si scioglie. Lui è uno, anche se non sembra, abbastanza umorale, ha bisogno di sciogliersi con quella giocata che gli riesce. E ti chiedo, è più un bel gol di Jay Pata o un piccolo errore di Francesco Di Mauro? Perché se in una partita, con... se in una partita così, in cui Di Mauro porta letteralmente ai rigori il Milan per certo. tanti tratti, vogliamo sottolineare l'unico potenziale errore, facciamolo. Se non lo facciamo, non stiamo facendo niente. Io ti dico che calcio 8, che 9 volte su 10 fai gol se la fai passare sotto la barriera. Pata l'ha fatta passare sopra la barriera, certo. Aiuto meriti a Pata. Come calcio di rigore audace, però bisogna anche rischiare ogni tanto. Sì, no, non mi pento del rigore che ho tirato, ci stava. È stato bravo il portiere a leggermelo. Mi spiace più che altro. È rimasto impassibile. Si vede che lo so, aspettava. Si vede che mi conosce. Però no, a me spiace più per come siamo arrivati ai rigori. In una partita, secondo me, a senso unico, dove il Milan ha fatto penso due tiri in porta.
gli altri due su punizione. Noi dovevamo essere sicuramente più bravi a chiuderla. Bel debutto in YouTuber League, peccato per il risultato. Sì, dai, spero di essermi presentato bene. Peccato per la sconfitta ai rigori. Portiamo a casa un punto, oggi ci mancava il vice capitano danese, che è una presenza importante per noi dietro, per darci equilibrio. È stata una bella partita, loro sono stati bravi a ripartire, noi dovevamo essere più bravi a chiuderla, e a due minuti alla fine, quando vai avanti di uno, devi vincere. Noi, era la prima partita insieme, ci sta che ci siamo fatti scappare questa opportunità. Dobbiamo essere adesso ancora più squadra le prossime partite, ma ho visto gran belle cose per essere la prima partita. Siamo qui con Tizio Venti, l'allenatore del Verona. Purtroppo una partita che vi ha visto uscire sconfitti ai calci di rigore. È un punto guadagnato o sono due punti persi? Persi, due punti persi assolutamente, perché avevamo, secondo me, le qualità e le possibilità di vincere. Perché i ragazzi hanno giocato bene, ci hanno messo impegno, hanno sudato quanto potevano sudare, ma alla fine... Oh. Anche un po' perché ti sei ritirato tu, possiamo dirlo, no? Sei passato a fare l'allenatore, cosa che farò una anche io. Una cammina più veloce della mia, eh. Io ho fatto tutti i passaggi, dopo diventerà direttore operativo. Quando Maui ha provato a fare il cucchiaio, che hai pensato? Tante cose, tantissime cose. Si possono dire? Questa è la domanda. Non le voglio dire perché... Si sbaglia, tutti possono sbagliare, dal più forte al più scarso. Noi siamo una squadra, ci vogliamo bene se perdiamo, se vinciamo. Tra l'altro giochiamo da loro, giochiamo in casa del Verona. Andiamo a Verona, vedete in grafica quello che è il calendario. Verona che ospita l'Inter, che adesso sta per giocare il Derby Italia, quindi studiati anche gli avversari. Poi e poi la terza giornata da calendario è Verona-Roma, quindi insomma ci sono come ieri. No, è venuto per forza. Sì, dai, ci sta. In bocca al lupo per la stagione. Se da una parte abbiamo l'autore di due gol molto importanti, dall'altra abbiamo un inaspettato gol del 3-3. Tra l'altro sull'assist del signorino qua. Chiedo subito a Talox, gol del 3-3, ti aspettavi di essere così tanto incisivo? No, non me lo aspettavo, ma innanzitutto tengo a fare complimenti ai miei compagni che hanno dato anima e corpo. Io sono 3 anni che non tocco un pallone, quest'estate mi sono messo sotto con gli allenamenti per recuperare la forma, siamo ancora in fase di rodaggio, però volevo... Una bella partita, eh? Bella partita, sono contento del gol e volevo fare un saluto a tutti i capitani delle squadre che mi hanno lasciato a un credito e un grande... Esatto, e un grande abbraccio a Ragnar, che è l'unico che ha creduto in me. Io posso dire che Ragno mi ha dato una fiducia enorme e non potevo sbagliare. È una cosa importante, ci tengo fortemente all'amicizia che ho con lui, ma soprattutto adesso alla squadra che ha creduto in me tutta e abbiamo vinto non per grazie mia, ma grazie al gruppo, quello che ho detto all'inizio, ragazzi, siamo un bel gruppo. Ti ho visto anche forse leggermente in difficoltà nel credere in alcuni compagni all'inizio, perché ti ho visto cercare molto spesso la conclusione personale, questo però ha portato a fare sicuramente una prestazione ottima, perché se segni due gol e fai l'assist e alla fine finisce 3-3, vuol dire che hai inciso sempre. Posso dire che è la prima volta che gioco con Brogna, comunque con tanti giocatori della squadra, e secondo me man mano che giocheremo insieme finiremo la nostra sintonia. È importante questa roba, alla fine è la prima partita, sono nuovo, sono entrato in un gruppo nuovo, piano piano sicuramente nascerà una bella sinergia. Sono due punti guadagnati questa sera, perché mezzo pieno, bicchiere lo vediamo mezzo pieno, assolutamente. Io invece posso dire che ci meritavamo la vittoria, a parer mio. Loro avevano solo un gioco, cioè palla sopra Bertocchi, e quello che combina. Ed è la stessa cosa che hanno detto di voi, ed è bellissimo questo, perché da fuori eravate realmente molto equilibrati. Spero che nel video si sia visto. È stata una bellissima partita, perché anche loro sono giocatori forti, ragazzi. Questa è una squadra candidata a vincere, secondo me. Queste che hai sentito sono le parole dei giocatori del Milan, molto euforici per la vittoria, anche se loro... Ho sentito Talox anche un po', no? Polemico, sì. Stizzito, si è tolto il sassolino, giusto. Possiamo dire Ragnar fortunato anche. Sì, chissà che cosa pensava dal Giappone di questa vittoria del Milan. Guardando torna. Di Mauro in porta, secondo me è contento che dal regolamento di Mauro può giocare soltanto questa, però fateci sapere anche nei commenti cosa pensate, lato poso il tè, Milan, perché questa è una squadra che, se dobbiamo trovare un migliore in campo, è facile dire fiche? Sì. O vogliamo, è facile dire fiche in questa partita qui? Forse dovremmo dire fiche, perché mette il piede in entrambi, in tutti e tre i gol, perché ne segna due, fa l'assist per il terzo gol di Talox, tra l'altro un gol forse insperato, perché a 2 minuti dalla fine con un uomo sotto era finita. E a proposito, ti è appena entrato l'uomo, sì. Hai trovato subito il gol, tra l'altro giocava Savac fuori posizione, quindi erano cambiati molti meccanismi. Sì, giustissimo. E a proposito di questo, hai ricordato giustamente che Lazza salta la partita contro il Napoli, che per lui è quasi un derby con Fius e tutto il resto, però Milan
Milan Napoli è diventata anche una classica della YouTuber League. L'appuntamento è diventata anche una classica di Wagner, ma purtroppo sei in Giappone. Quello, chissà quindi... se torna in tempo. Ma non lo so, guarda. Non lo sai, dici che. Vabbè, no, no, io so, già iniziano a contattare Giorgio e Vlad, che sono gli altri due portieri d'ufficio. Detto questo, vedremo se contro il Napoli Ragnar tornerà tra i pali oppure no. Sicuramente vedremo una grande partita. Alle nostre spalle ci sono quelle che si affronteranno nel prossimo video, che vedrete tra lasciamo un paio di giorni. Lasciamo spazio all'Inter Juve, un derby Italia che ci dirà tantissimo di questa stagione. Grazie per averci seguito e ci vediamo tra qualche giorno con Inter Juventus.